Forse ce l'abbiamo fatta, dai. Alla grandissima, dice che vi stanno avvisando che c'è questa live, e quindi vi direi che questa è un'ottima notizia. Allora, ci tagliamo un 30 minuti per una grande diretta live. Vediamo un attimino, rispondiamo a tutte le domande, ragazzi, le domande che riguardano l'Est Europa e la Polonia. Quindi cominciate a rompermi le scatole, poi io voglio bene, lo sapete, vi rispondo lo stesso, però su cose assurde. Quindi non parliamo di IVA, non parliamo di Dubai, basta, ho fatto 5 riunioni su Dubai stamattina, non ne ho più voglia. Quindi vi introduco l'ospite, lo invitiamo, ma che meraviglia, siete tantissimi, in questo momento siamo 2 milioni e mezzo in diretta, sono felicissimo, tra poco mi trasformo in content creator, siamo 27, ma tanto io vi amo lo stesso. Allora, c'è anche l'avvocato Gargano, io leggo tutti quelli che entrano, adesso invitiamo l'ospite e cominciamo la conversazione. Tanto vi ricordo che poi, lo teniamo registrato sul canale, eccolo qua, io accetto. Grazie, Gianbruno Torrano. Oh, che meraviglia, quanta serietà, quanta professionalità, che è proprio quello che piace a me. Ciao Gianbruno, come stai? Buongiornissimo, benissimo, grazie, tanti saluti da Dubai. Ho sentito che oggi parliamo di Dubai. No, per carità di Dio, ho detto, non so, basta Dubai, basta Dubai, basta buongiornissimo da Dubai. Oggi parliamo di un argomento più interessante sotto il mio punto di vista, che Dubai ormai la conosciamo piuttosto bene. Quello che invece conosciamo meno bene sono i vantaggi dell'Est Europa. Io, se sei d'accordo, intanto vabbè, ti lascio un attimo la parola così ti introduci, eccetera, eccetera, perché noi collaboriamo e ci conosciamo da anni. Io non ho sempre voluto, diciamo, anticipare questa diretta, comunque presentarti in maniera più diretta agli amici, alcuni dei miei clienti già ti conoscono, che in realtà sono passati da te, però non c'è mai il tempo di fare queste cose qui, perché poi alla fine la verità è che i professionisti, perlomeno quelli che lavorano davvero, non sono content creator, cioè per noi non è facile trovare il tempo poi di fare dirette, creare contenuti, perché poi lavoriamo di fatto, questo la butto lì, no? Perché molti fanno le dirette sulle Lamborghini, eccetera, eccetera, sono tutti... Però poi alla fine invece noi ne facciamo di meno, però lavoriamo di più. Quindi oggi parliamo di Est Europa, andiamo dritti al punto, tanto poi come dicevo il video lo lasciamo registrato sul canale e su tutti i nostri social. Se ci descrivi la tua attività e ti presenti così al nostro pubblico, ci portiamo avanti. Io abito in Polonia, a Wrocław, in italiano si chiama Breslavia, da non confondere con Bratislava. E abito qui da 15 anni, ho una società di consulenza che aiuta gli italiani principalmente nella incorporazione della società e nella gestione delle stesse. Attorno a questo concetto semplicissimo girano tutta una serie di altre questioni che sono più personali, come la residenza, l'apertura di conti personali o la ricerca di business partner. Io come background sono laureato in giurisprudenza, quindi per me è la parte legale. Poi chiaramente ho approfondito determinati aspetti di gestione, perché spesso quando diciamo il cliente è più interessante, più grande, se lo può permettere, entro anche nella gestione in maniera formale, nel consiglio d'amministrazione, come amministratore delegato, insomma in soggetti un po' più grandi. Ultimamente abbiamo aggiunto al pacchetto anche le licenze, perché la Polonia da novembre 2021 permette di ottenere la licenza di crypto exchange, quella che ha. Allora, ci arriviamo, perdone che mi piace parlare, no? Un pezzo alla volta, quindi insomma Gianbruno, caro amico e collega, lui non è dottore commercialista, lo diciamo per trasparenza, laureato in legge, però e fa un po' da collettore, cioè punto di riferimento per gli italiani che investono in Polonia, perché ha le competenze, la professionalità e l'esperienza, trovandosi in Polonia da 15 anni, parlando tra l'altro 8 lingue, una roba del genere. Lui dice tutte male, poi non è vero, comunque ne ha dimenticato qualche pezzo, però insomma le parla egregiamente, fa un po' da collettore, quindi ha le competenze per ricostruire la problematica di italiani
in realtà poi anche clienti stranieri, solo che ha ristretto una partnership importante con i cinesi ultimamente, quindi con clienti cinesi, quindi insomma, però fa il punto di riferimento per investitori esteri in Polonia. E quindi oltre a come dire, la pareristica per inquadrare problematiche se ce ne sono, poi mette in comunicazione la contabilità con il commercialista, con l'avvocato, con le banche, quindi è un elemento, una figura preziosissima che io mi pregio di conoscere e collaborare con, tradotto letterale dall'inglese, no? Però, scusate, non sono d'accordo. E quindi, come dire, ce ne fossero di più obiettivamente di figure così nel mondo, perché io mi ritrovo, sono 20 anni che faccio questo lavoro, lavoro con tantissime giurisdizioni, a volte e anche collaboro con altri italiani, ma non hanno la sensibilità che poi invece può avere Gianbruno, no? Che riesce a capire se c'è un problema e quindi riesce anche a fermare, perché a volte bisogna fare anche quello, no? Fermare il cliente prima di farsi male. Ok, la Polonia, invece adesso arriviamo direttamente alla Polonia, cioè, dopo averti incensato abbondantemente arriviamo a parlare di Polonia, quindi intanto se ci vuoi raccontare tu come ci sei finito in Polonia. Ma io casualmente, perché mentre studiavo giurisprudenza avevo delle altre passioni legate al teatro, alla cultura, e quindi ho iniziato qua organizzando eventi culturali banalmente, poi ho ripreso un po', rispolverato 12 anni fa la mia licenza, sì, la mia laurea, e ho iniziato a fare il consulente piano piano, aprendo partite IVA, gestendole, consigliando e imparando bene quali sono i cavilli della gestione, anche contabile, perché poi alla fine io mi interfaccio, come te, forse credo di essere, con tutta l'umiltà del caso, ma credo di essere prezioso per il cliente, perché non solo parlo polacco, ma sono qua veramente, perché molti consulenti dicono ti porto in Polonia, ti porto in Romania, ma ci vanno anche loro insieme al cliente sporadicamente. Io ci abito veramente, ecco, sono residente, ho già le caratteristiche per prendere la cittadinanza e parlo la lingua, quindi sono qua veramente. E questo fa sì che molti miei clienti che non si vogliono assolutamente trasferire in Polonia, e lo capisco, perché insomma l'Italia è sempre il bel paese, con tutti i problemi. Per fare, non si può fare l'imprenditore, ma è più bello vivere in Italia, questo va detto. Qui però è più bello fare impresa, perché sei più libero, c'è una tassazione meno opprimente, quindi niente, ho iniziato a gestire le società e a trovare clienti. Il passaparola per me è stato fondamentale, ritornando al discorso iniziale che facevi tu di fare un po' i youtuber e i blogger, che a me mi riesce malissimo e non sono nemmeno bravo un decimo di te, che poi sei anche più bello. Io poi Questo aiuta. Quindi io proprio quello, io insomma sento di lavorare sul terreno, io li rappresento, poi ecco quello che ti voglio dire, la cosa fondamentale è che li rappresento qua, loro chiamano me, non devono saper parlare nemmeno l'italiano, perché molti spesso non sanno parlare nemmeno l'italiano dei miei clienti, non solo quelli stranieri, indiani, cinesi e ora anche brasiliani, ma anche gli italiani stessi. E io per loro risolvo tutta una serie di questioni, ecco, sono sempre a disposizione, sono la loro testa di ponte, il loro uomo a L'Avana, anche se qua è la Polonia, ecco. Quindi. E allora parliamo di Polonia invece, dei vantaggi che può offrire alle imprese, se sei d'accordo. Sì, certamente, io penso che il mio cavallo di battaglia, che per gli italiani è la cosa più interessante, per il mio cliente medio-piccolo è la cosa proprio assolutamente più interessante, è interessantissimo, se si può dire, è il fatto che la Polonia preveda per le famose LTD, per SRL, diciamo, di diritto polacco, una tassazione al 9% fino a un turnover di 2 milioni. E per fare l'esempio, sono arrivati a 2 milioni, sono 1 milione e 3, ok, sono saliti. Di euro. E praticamente se il tuo fatturato non supera i 2 milioni, su quello che è l'utile concreto, quindi togliendo le tue spese, tu paghi solo il 9%. E poi coi soldi ci fai quello che vuoi, insomma, ti puoi usare come dividendo come soci, li puoi lasciare là. Insomma, questo ok, comunque mi sembra un'ottima aliquota per partire, perché oggi abbiamo detto no, oggi parliamo di Polonia perché c'è Gianbruno, poi vedremo di organizzare con altri corrispondenti, ma non è
Non è semplicissimo, però par condicio, perché loro lo sanno, i miei clienti sanno che, insomma, che io mi muovo nell'imparzialità, quindi non stiamo oggi a fare dei marchetti alla Polonia. Ne approfittiamo per parlare dell'Est Europa, poi Gian Bruno è posizionato lì e quindi, tra l'altro, sempre nel rispetto anche della sua professionalità, lui si esprime sulla Polonia, ma non è che si mette, no, a parlare anche di Ungheria, Romania, piuttosto che Bulgaria, che sono altrettanto interessanti. Secondo me, però, il vantaggio della Polonia oggi e il rapporto con le banche, che mi sembra, nella mia esperienza, essere un attimino più, non voglio dire semplice, perché non c'è niente di semplice quando andiamo a parlare di banche, non c'è niente di scontato. Però ad oggi, forse all'interno dell'Unione Europea, è una delle poche con un minimo di flessibilità in più, no? Quindi quantomeno ti ascolta le problematiche del cliente, si può ragionare con la banca e si possono trovare delle soluzioni, cosa che io invece trovo sempre di meno nelle altre giurisdizioni in Europa, sempre di meno. Certamente, questo è un vero vantaggio perché io ho molti clienti che lavorano anche in altri paesi e mi raccontano le difficoltà di aprire un conto corrente societario. Qui vi dico di più, non solo per un qualsiasi cittadino europeo venire qua e aprire un conto personale in una banca come la Santander, che oggi credo sia tra i maggiori gruppi europei, è una cosa, voglio dire, quasi automatica, diciamo, senza ostacoli, va fatta una procedura amministrativa, in una giornata si apre il conto corrente. Ma anche per società il cui amministratore è europeo, non ci sono grossi problemi. Non voglio usare la parola atto dovuto perché con le banche non è nessun atto dovuto, ma non esiste nessun problema, non ho incontrato fino ad oggi nessun problema ad aprire conti correnti ad amministratori di società registrate in Polonia, provenienti da tutti i paesi d'Europa. Ecco. E addirittura ora sto aprendo, e anche lì senza problemi, conti correnti a queste società cinesi, agli indiani. E con procura anche agli extraeuropei, è un po' più faticoso. Sono rimaste poche banche, però ho dei clienti che non vengono assolutamente in Polonia, perché il cinese alla fine è venuto, il rappresentante cinese, quindi se l'ha aperto lui, l'ho aiutato, ma è lui che. Però ci sono situazioni come i brasiliani a cui lo aprirò con una procura notarile apostillata e tradotta giurata, quindi settata la società con la sua procura come amministratore delegato, mi dà una procura, io vado in banca, in alcuni istituti ancora possibile, sempre meno, perché non voglio dire che è una cosa facile, No, questo è già più. vabbè, è la realtà delle Però cose, insomma, si cioè. apre anche. Si apre anche con una procura notarile apostillata e tradotta giurata, quindi si può ancora fare, ecco. Però che l'unica che ha ancora un minimo di apertura, però poi con costi completamente diversi, è la Svizzera, che tant'è che non è all'interno dell'Unione Europea, quindi diciamo è un po' più flessibile su determinate regolamentazioni, però in Svizzera si riesce a collegare anche conti correnti, per esempio a società offshore, a società di Dubai, però è sempre più complicato e poi dipende da caso a caso. Comunque ti passano ai raggi X, giustamente, quindi vogliono sapere i soldi da dove arrivano, tu chi sei, qual è il tuo passato, insomma, un po' di due diligence. Qui no, qui assolutamente no, non c'è questo problema. Sei aperto la tua società, sei l'amministratore delegato, vieni qua, ti faccio il PESEL, che è il numero della sicurezza sociale, e io ti apro il conto Ok, 2 ore dopo. la procedura per, diciamo, per una persona fisica per prendere la residenza fiscale in Polonia, anche mi sembra piuttosto semplice, lineare, Fattibile. ecco, Sì, addirittura lineare. può essere fatta in remoto. Se una persona in quel momento non può trovarsi in Polonia, può darmi una delega, scegliere la sua casa, la sua stanza che vuole affittare, dove desidererà abitare, e mi firma tutte le carte, me le manda col corriere, io posso andare in comune a fare una residenza per un anno, poi con quel documento che riceveremo lui andrà all'AIRE e si iscriverà all'AIRE come italiano residente all'estero in Polonia. L'obbligo dei 182 o 183, dipende dall'anno se è bisestile o no, rimane, perché non è che. Però magari non ha voglia di venire in Polonia o non può venire in quel momento o non vuole occuparsi delle carte e cartacee, può delegare
a me le operazioni. Diversamente, se viene qua, gli introduco delle case, dei posti dove si può appoggiare quando sarà qua, firma il contratto, con quel contratto andiamo insieme in comune e gli registro la residenza. E anche lì ci danno un estratto di conferma che servirà poi all'ambasciata, da inviare all'ambasciata. Ora si è visto che si fa online, perché io non sì. ho... Sì, in realtà sì, non si fa, dipende, cioè dovrebbero fare tutte le ambasciate dovrebbero farlo online tramite fast.it. In realtà poi è una procedura in realtà che stanno automatizzando e migliorando da un paio d'anni, ma ancora fa acqua da tutte le parti, veramente, tra allegati che non si riescono ad allegare per la pesantezza, perché si può allegare tipo fino a un K, già quando c'è 2K di allegati cominciano a saltare le madonne, quindi è abbastanza impegnativo, cioè tanta buona volontà, ecco, è intuitivo, è semplice, ma ci vuole tanta pazienza come tutte le Non cose, mi però dovrebbe. Una nota positiva invece, che ho preso anche io appuntamento, noi italiani all'estero possiamo finalmente ottenere o ritornare, come era il mio caso, alle carte d'identità digitali, perché c'era per noi italiani, io ero partito dall'Italia con la carta d'identità digitale, poi mi hanno ridato il cartaceo perché gli italiani all'estero non potevano averlo. Ora invece ho visto su internet che, se tutto va bene, a dicembre ho preso appuntamento, perché sappiamo le ambasciate hanno dei tempi biblici, mi daranno questa carta d'identità digitale. Se ho capito bene, se funziona come è scritto sul sito dell'ambasciata, non so se solo quella polacca, io come residente all'estero in Polonia la posso fare, quindi sono ben felice di condividere questa notizia con voi. Mi sono fatto 10 anni, anche 12, con la cartacea, che come sai, insomma, è scomodissima, è vista malissimo, siamo gli unici in Europa ad averci questa schifezza distruttibile, e quindi là, di Sì. nuovo, io ero, venendo da Livorno, ce l'avevo già, ecco, quando mi sono trasferito. Chiaro, non lo sapevo, non lo Quindi questo sapevo, ottimo. ho applicato già, ora sul calendario dell'ambasciata il 13 dicembre, c'è la prima disponibilità, però insomma sono contento di averla entro Sono l'anno. sempre piene le ambasciate. E invece altri clienti, quello che mi chiedono spesso è quanto è stabile l'economia e la situazione politica della Polonia, se ti senti di spendere una parola in merito. Io dico che il primo sorriso nel dispiacere della tragedia l'ho fatto qualche anno fa, quando ci fu la tragedia del presidente polacco che morì in territorio russo, andando a una commemorazione. Con lui morirono una serie di alti ministri, generali, eccetera. E già lì pensavano che la Polonia sarebbe stata presa dall'esercito. E questo fa, insomma, c'è tanta ignoranza, ecco, da questo punto di vista. La Polonia ha un governo da 8 anni che è sempre lo stesso, ora forse cambierà, però insomma è stabilissima, va su delle linee un po' estreme, se vogliamo, ma non parliamo di politica, secondo me è No, no, meglio. no, poi quello Però chiaramente parliamo di è stabilità. stabile. La situazione ultima è un po' in linea con l'Europa, grandissima inflazione, ma per chi viene con l'euro è un grande vantaggio, cioè la benzina può essere aumentata del 50%, ma essendosi svalutato lo zloty, che è la moneta polacca, arrivando con l'euro, che in 10 anni un euro ti davano 3 zloty e 30, 3 zloty e 50, oggi te ne danno quasi 5. Quindi la moneta si è svalutata tantissimo in 10 anni. E in 10 anni, e oggi ad oggi, tu vieni in Polonia, anche se i polacchi soffrono, chi guadagna in euro soffre perché tutto è salito, i prezzi, il gas, l'elettricità, anche qua ci sono questi problemi, il mangiare. Ma venendo con l'euro, se hai ancora un grande vantaggio dovuto al fatto della svalutazione della moneta. Quindi c'è ancora questo vantaggio qua, che era un vantaggio anche vecchio, ma ora si è anticipato, insomma è aumentato, è cresciuto tantissimo, perché comunque un euro è 4 svuoti e 70, 75, 76, sono quasi 5 svuoti, che comunque è molto buono, perché per quanto i prezzi siano Facevo, saliti. no, è ottimo, ma che scherzo, io facevo un ragionamento ieri con un altro cliente che adesso è andato in Albania, l'abbiamo portato in Albania, in realtà si è trasferito in Albania dal Portogallo, e lui quasi, cioè, mi diceva, guarda, parliamo di banalità, però sai, a Parigi il costo della vita in questo momento, cioè con quello che spendo in Europa occidentale, in Est Europa, nei Balcani, faccio la vita del re, alla fine, per servizi che sono comunque del tutto equivalenti, perché
A parte chiaramente l'estetica delle città ti può piacere più di una, più un'altra, però lo stile di vita, soprattutto perché chi lavora poi è dietro una scrivania a lavorare 8 ore e poi la sera esce, cioè va in palestra, questo fa gente che lavora, lavora. Paradossalmente, chi lavora come noi in euro, chi guadagna in euro, eccetera, eccetera, beh, anch'io sono estremamente flessibile, io viaggio tantissimo, però quindi diciamo questo geoarbitraggio lo sfrutto molto, soprattutto in Sud America, ti dico, mi trovo dove vado spesso, che mi trovo bene, quindi mi ritrovo. Ma fa tutta la differenza nel mondo, perché alla fine ormai siamo arrivati alla follia, cioè te lo dico da una persona anziana, che quei soldi non bastano più, cioè per quanto tu possa guadagnare, poi al di là i fenomeni, diciamo Dubai Emiratini, comunque, perché poi non, vorrei sfatare anche un altro mito, Dubai non è poi così tanto cara, dipende da come vivi ovviamente, se vai nel locale da 200.000 euro la sera, le spendi e vabbè, ma quello c'è anche in Europa, non è che sia solo a Dubai, però la qualità dei servizi secondo me si è livellata, ormai un po' tutto da tutte le parti del mondo, per cui c'è anche questo da prendere in considerazione, cioè io mi sono trovato molto meglio che ho a livello di servizi, per dire in Turchia, in Brasile, in Argentina, che non in Spagna, che non nella stessa Italia, molto, molto spesso. E lo stesso devo dire per i servizi comunque nella parte dei Balcani, meno il Montenegro, perché sennò poi sembro, no, se la mia imparzialità, devo dire, il Montenegro non mi ha soddisfatto, molto meglio però l'Albania. La Polonia, un paese che conosco poco, cioè conosco chiaramente fiscalmente e poi diciamoci lavoro, ma personalmente conosco solo Varsavia, dove sono stato per qualche pianificazione, diciamo, di protezione patrimoniale, più che di pianificazione fiscale, quindi sono stato con dei clienti a Varsavia, che ho trovato, diciamo, una città bellissima. Sì, hai fatto bene a nominare Varsavia, perché io sono in realtà a Wrocław, che è diventata ormai la terza città dopo Cracovia, e vorrei portare un esempio, giusto rapidamente, il mio cliente cinese appunto dalla Cina voleva andare nella capitale, ma oggi dobbiamo distinguere perché i grandi è vero che hanno bisogno sempre delle Olimpiadi nella capitale, ma poi si è trovato a scontrarsi con la realtà del quotidiano dove le situazioni amministrative in una grande città sono molto più complicate. Faccio un esempio semplicissimo, il numero di Social Security, no? Che in Polonia serve per fare tutto e lui come amministratore ce lo doveva avere, amministratore della società, e lì glielo volevano dare in 20 giorni. Io è venuto quindi a Wrocław da me, che l'avevo seguito all'inizio, ma non mi ha voluto dare retta, diciamocelo, e gliel'ho sistemata questa cosa in 20 minuti, mezz'ora, uguale sul conto corrente bancario, uguale sull'ufficio delle tasse. Quindi bene parlare sempre delle capitali in certi paesi. Ecco, in Polonia ricordo che nella mia città, giusto per farmi un po' di pubblicità, ci sono grandi società come Credit Suisse, IBM, Google, LG, Toyota, Whirlpool, Electrolux, e potrei continuare con tantissime corporation che non conosciamo nemmeno, ma che assumono 1.000, 2.000, 3.000 persone, ecco, di servizi. Quindi, insomma, Tanta roba. sì, non voglio pubblicizzarmi e voglio essere obiettivo, ma ecco, essere obiettivo vuol dire anche che bisogna approfittare di alcuni vantaggi che le città più piccole, comunque fa 700.000 abitanti, Wrocław è poco conosciuta in Italia, ora un po' di più, ma insomma fa 700.000 E sono abitanti, tanti un comunque, grande 700.000. polo universitario, però insomma io credo che sia vantaggioso venire in città più piccole per fare determinati lavori, ecco, questo a margine della tua osservazione su Varsavia. Lo trovo corretto perché le grandi capitali sono spesso intasate e anche i grossi studi o comunque quelli di più piccole dimensioni chiaramente hanno più clienti, poi bisogna vedere però qual è la qualità dell'assistenza, perché giustamente tutti vogliono andare nelle capitali, ma questo è anche il motivo per cui gli affitti nelle capitali sono più alti, perché tutti vogliono vivere nelle capitali. Ecco, non sempre c'è una grossa convenienza. Per esempio, anche qui, io quest'anno, ma credo ancora fino a Natale, sono a Lisbona rispetto a Porto. Vabbè, devo dire in Portogallo sono impazziti. Ormai gli affitti sono saliti, sono alle stelle, cioè sono tutti convinti di stare a Manhattan. Quando ti affacci, vedi la zona a sinistra, l'Upper East Side, cioè, sono fuori di testa, devo dire. Del tutto, però molti miei clienti poi preferiscono Porto perché è più Ah, sì. carina e cioè un attimino è più semplice, no? Costa anche un attimino di meno
Lisbona, però invece è da Porto, mi ricordo, io non sono riuscito a fare il bagno giusto per buona osservazione del cavolo, ma no vabbè, ma l'acqua è ghiacciata dappertutto in Portogallo, è abbastanza tragico fare il bagno qui, devi essere, sai, quelli lì che si immergono i ghiacci, o uno di quelli che si fa le docce fredde perché così vivi più a lungo, no, quelle robe di biohacking eccetera eccetera, che io ho provato tra l'altro, le docce fredde, quindi insomma devo dire che non ho capito ancora quali sono gli effetti benefici, però ve lo farò sapere quando supero i 90 anni, se li supero, se sono servite le docce fredde. Ad oggi, a parte un freddo della Madonna, non saprei dirvi altro. Bene, quindi diciamo un environment interessante, comunque a un passo dall'Italia, obiettivamente, con una burocrazia amica. Chiaramente, di nuovo, se uno sconosciuto, senza nessun tipo di contatto, ma questo non è che devi andare con Gianbruno o con me, va in Polonia, diventa tutto un po' più complicato. Ovviamente, per chi fa questo da anni e sa dove mettere le mani, più che altro ha già tutta la sua rete di professionisti di fiducia oliata, che poi è quello che faccio io nel resto del mondo, ovviamente è molto più semplice. È interessante, ricordo tra l'altro, per dare un'ottica anche più internazionale, che la Polonia appartiene all'Unione Europea, è comunque un paese assolutamente white list, quindi non c'è nessun tipo di segnalazione mai e per nessun motivo, è comunque una giurisdizione che può godere quindi di tutti i benefici previsti dal Trattato di Funzionamento sull'Unione Europea, quindi si rendono applicabili le direttive che agevolano la costruzione di gruppi, quindi la madre-figlia, l'interesse royalty, merger acquisition, eccetera eccetera. Applica l'IVA come direttiva, chiaramente figlia della comunità europea, quindi non è come le Canarie, anche in Polonia si paga l'IVA e valgono le medesime regole che valgono in Italia. Questo lo dico a tutti i dropshippers della domenica, no? Vado in Polonia, non pago l'IVA, eccetera eccetera. C'è una responsabilità per gli amministratori, il diritto societario è comunque del tutto assimilabile, similare a quello degli altri paesi dell'Unione Europea, quindi fondamentalmente non puoi fare esattamente il cazzo che ti pare, ma questo ormai ve lo dico che col nuovo codice della riforma italiana, io ti direi che in Italia è anche peggio ormai, l'amministratore in Italia a determinate condizioni soffre anche con il patrimonio personale. Ok, da poco è cambiata la riforma delle responsabilità e delle procedure concorsuali, è cambiato tutto. Non è un tema che io tratto direttamente, solo indirettamente, ma conosco, perché poi sono sempre argomenti limitrofi, quello della fiscalità, della ristrutturazione del debito, eccetera eccetera. Quindi è una destinazione sicuramente interessante, soprattutto io su questo stresserei sulla frendabilità, parola che non esiste, delle banche. Mentre ci volevi, come ultimo argomento, poi se qualcuno ha domande, altrimenti poi ci salutiamo, volevo parlare invece di quello che stavi anticipando tu, cioè che cosa succede per le cripto oggi in Polonia, perché è crypto friendly. Sì. Posso fare solo due note su questo tuo punto? Puoi fare quello che vuoi, sei a casa tua. La nota sulla logistica, ricordo che sulla mia città, nella mia città, solo per l'Italia, si arriva ad almeno 6-7 città diverse, si arriva con Ryanair qua, partendo da Bergamo, che è la meta storica da 15 anni, io stesso arrivai da Bergamo, passando per Bologna, Pisa, Venezia, Roma, scendendo fino a Bari, Palermo, e forse ne ho persa qualcuna. In estate chiaramente sono un po' di più, in inverno rimangono un po' di meno, quindi si arriva molto facilmente con un volo diretto. La seconda nota volevo fare sul VAT, sull'IVA. Vorrei dire che però la Polonia ha un grandissimo vantaggio, perché se tu sei in regola e non stai combinando cose strane, c'è un obbligo per la pubblica amministrazione, quindi per l'ufficio delle tasse, di rimborsarti l'IVA entro 60 giorni. Nella mia esperienza personale, questa operazione alla seconda e terza volta avviene in maniera ancora più rapida. Se ti conoscono, se hanno visto che sei una persona seria, che le tue fatture sono in ordine. Quindi, rispetto a chi mi arriva a piangere che chissà che saldi mortali in Italia deve fare per farsi rimborsare l'IVA, l'imborso l'IVA non lo fa nessuno in Italia, tentano sempre un po' di riequilibrare con altre fatture. In Polonia è una realtà, è un atto dovuto, questa volta lo posso usare verso la pubblica amministrazione, se non te lo danno entro 60 giorni ti vengono a pagare anche gli interessi su quello che non ti hanno dato. Arrivo alla cripto, come dicevo, sto seguendo ultimamente una licenza di crypto exchange,
Una mia cliente ha deciso di entrare in questo business, ha acquisito una licenza di primo livello, sta arrivando alla seconda livello. I livelli permettono di avere una maggiore libertà finanziaria per la società e per i clienti, quindi con quella di secondo livello non avrà più limiti nella gestione monetaria e quantitativa dei clienti che si iscrivono. E gli stiamo anche creando il software, perché io ho un background anche nei software, quelli un po' complicati, come Project Manager, e quindi sto seguendo per lei con dei miei informatici un software di crypto exchange. Farà una piccola Binance, lei poi ha anche una banca online di EMI, quindi di Electronic Money Institution, metterà insieme questi prodotti, fa anche altri servizi finanziari e per la fine dell'anno dovremmo essere pronti. Ecco, non è facilissimo, ma è possibile anche là con i nostri legali, perché ho dei legali che si occupano specializzati in cripto, possiamo lavorare, ci vogliono persone che abbiano un background minimo, non viene fatta un'intervista o un colloquio, o sono dei requisiti, ma minimo nella gestione, avere le spalle larghe finanziariamente e essere onesti e puliti dal punto di vista penale, come sempre queste due caratteristiche dimostrano. Senza dei soldi, avere un certificato penale pulito sono sempre due caratteristiche quando si lavora nell'ambito delle licenze, come sai. E insomma, sta andando molto bene, sono molto soddisfatto. È oramai un anno che hanno aperto la strada a queste tipologie di licenze e fra un po' noi finiremo con la prima, diciamo, ecco. Ok, diciamo che le licenze un po' per le ICO, comunque in generale per chi vuole o fare progetti di exchange o in ogni caso patentini di pagamento, c'è da dire che è sempre bene prenderle, cioè anche quando non sono obbligatorie, perché per determinate tipologie di attività, soprattutto cripto, non ci sono regolamentazioni, no? Cioè la regolamentazione in realtà viene introdotta per chi vuole la licenza, perché in alcune giurisdizioni non è necessario prendere quella licenza per fare quella stessa tipologia di attività cripto, però è consigliabile in ogni caso, perché chiaramente ti aumenta sotto il profilo reputazionale e soprattutto poi ti consente di collegare a determinate condizioni l'exchange con una banca reale, perché poi a un certo punto si soldi, no, da imprenditore, magari te li vuoi collegare su un conto corrente anche reale, fosse anche solo una piccola parte, diciamo, di compenso d'amministratore, eccetera, eccetera, e quindi ti serve anche un conto corrente reale. Le licenze aiutano e sono consigliabili, aiutano con l'antiriciclaggio, aiutano con il KYC, insomma, quindi per questo motivo la Polonia è da lodare, anche perché, come dire, un progetto. Chiaramente per chi richiedere questa tipologia di patentino devo incorporare una società in Polonia. Certamente. E però chiaramente mi viene comodo a questo punto, quindi l'agevolazione sulla corporate income tax di cui parlava Gianbruno, quindi sì, devo lasciare il 9% ricavi meno costi, tra l'altro, quindi con tutto quello che riguarda la base imponibile, non entro nel merito, però fondamentalmente è, come dire, lo ritengo congrua rispetto a quello che accade oggi all'interno dell'Unione Europea, dove obiettivamente è una delle aliquote nominali più basse, perché sì, c'è la Romania, voi dite al 3 all'1, ma intanto sul fatturato, intanto quest'anno cambia la regolamentazione, eh? Quindi sulla Romania ci torniamo, ma sta cambiando la giostra. L'Ungheria è particolarmente complessa sotto il profilo burocratico, più semplice, più conosciuta anche dagli italiani, purtroppo anche nel male, la Bulgaria. Però la Bulgaria ha un sistema INPS particolarmente complesso, quindi poi ci torniamo anche magari col collega bulgaro, mentre chiaramente anche in Polonia si paga, chiamiamolo INPS, quindi anche lì ci sono i contributi da versare. Sì, però per i lavoratori dipendenti, se tu apri la tua società avendo un socio, diciamo quindi una vera SRL di due soci, non la uninominale, quella rientra di nuovo sul CLIMS, ma se hai una società mettendo una persona al 20%, insomma, non hai da pagare nessun INPS. Diversamente, se sei una partita IVA o sei un lavoratore dipendente, sì, bisognerà calcolare un INPS che di solito va intorno al 30-50% di quello che è lo stipendio, cioè fatto netto 1.000, bisogna calcolare 500 euro di ulteriori spese di INPS, tasse, tutto insieme questa roba qua. Ecco. Volevo fare Minchia. un'ultima domanda
nota, perdonami, perché stai parlando della burocrazia. Ricordo che aprire una società in Polonia, venendo qua, è oggi molto rapido, molto semplice, perché con la firma elettronica sarà possibile non solo aprirla, ma anche eventuale gestione, firma di documenti, e tutto viene fatto nel giro di... Il record è stato 48 ore, ma io non lo dico mai ai clienti che ho registrato una SRL in 48 ore, dico che ci vogliono tra i 7 e i 10 giorni, così sono tranquillo e non sono mai veramente uscito dai 7 giorni. Però, sai com'è, preferito. Però il record è stato che il cliente era ancora qua, di solito io dico guarda vai, poi ritorna a fare il conto corrente quando siamo registrati. Ecco, lui aveva il volo dopo 3 giorni, perché Ryanair ha 2 voli a settimana, e stava aspettando. Un giorno abbiamo registrato, il giorno praticamente dopo era pronta la società, l'ho portato in banca e ha aperto il conto. È riuscito in un viaggio unico di 3 giorni, no? Perché sai, Ryanair poi c'ha quei 2 voli a metà settimana, si distanziano di 3 giorni. È riuscito giovedì a fare... e domenica di solito, esatto. Ripete, sì. Poi era l'altro domenica, giovedì, diciamo, quindi aveva quei 3-4 giorni, 3 giorni così, è riuscito a fare società e conto. È stata una cosa particolare, non mi è successo tante volte, però con la firma elettronica, diciamo, in 7 giorni sei registrato. Quindi un giorno vieni, elettronica, ti organizziamo tutta la registrazione, tu col telefono passi gli SMS di conferma che sono la firma, e dopo 7 giorni ritorni e viene ad aprire il conto corrente e sei operativo. Siamo a livello di Regno Unito praticamente, per cui insomma, tanta roba. Però dentro l'Unione Europea. Esatto, che non so se è un bene o un male, ma... Dipende cosa dici. Esattamente, per carità. Io lo considero, io sono per l'Europa, quindi lo considero un bene. Ragazzi, noi ci siamo tirati abbastanza per le lunghe, anche perché poi appunto abbiamo creato il contenuto, adesso dovremmo tornare a lavorare. Però se avete domande vi rispondiamo in diretta, altrimenti mi scrivete in DM, vi metto direttamente in contatto con Gian Bruno, se avete punti, eccetera, problemi, ma c'è la sua pagina... il tuo address Instagram lo ritrovate, comunque ve lo lascio sotto da qualche parte in descrizione, ma in ogni caso il video lo pubblico anche su YouTube, così sotto metto tutti i riferimenti di Gian Bruno. Ok, oppure io se non trovate i riferimenti di Gian Bruno che andate in sbatti, mi scrivete in DM e ci penso io, va bene? Domande non ne vedo arrivare, per cui io sinceramente saluterei gli astanti, in particolare Lorenzo, che ci segue con interesse. Ciao Lorenzo. E grazie infinite per questo overview, interessantissima per la nostra audience. Noi poi ci sentiamo più tardi per lavoro. Nel frattempo salutiamo tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie mille Gian Bruno. Ti ringrazio, sono stato onorato, di essere stato ospite sul tuo canale. Ci sentiamo presto, grazie mille, grazie ancora, è stato veramente un piacere. Alla grande, allora cerco di uscire e ti abbraccio. Buon lavoro, a presto, grazie.